Suoli oggi, anzi, vediamo se si può tradurre in italiano. Vediamo se Google fa la magia. Ok, perfetto. Oggi parliamo di un qualcosa di un po' diverso, cioè di come diventare un uomo di alto valore o status con l'intelligenza artificiale. Cosa significa? Allora, nei giorni scorsi, se tu mi hai seguito, sai che abbiamo parlato di come passare gli ISCE test. Ho fatto una piccola pausa a questa serie perché ho visto che il pubblico si annoia un po' quando l'argomento è sempre lo stesso, quindi ho dovuto intervallare, ok? E per di più sto pensando di fare una cosa nuova, però potrebbe comportare qualche piccolo rischio, quindi sto aspettando di chiedere conferma alla persona che mi darà nei prossimi mesi una mano col marketing, però questo non interessa. Come diventare di alto valore con l'intelligenza artificiale? Allora, ti ripresento una cosa. Questa è una mail di Todd che mi è arrivata di recentissimo, qualche giorno fa. Todd è il ragazzo, il signore, insomma, oramai purtroppo, ahimè, sto andando in quella direzione molto velocemente anch'io. Anche se io devo dire la verità, me li porto un pelo meglio i Todd, però insomma, diciamo che ci vuole il Botox per portarseli un pelo meglio, ecco, mettiamola in questo modo. In ogni caso, cosa ti stavo dicendo? Mi è arrivata una sua mail, ho ritenuto il contenuto molto interessante, quindi lo condivido con te, sia in ottica presente che soprattutto futura, ok? E ora ti spiegherò all'interno del video perché in ottica futura. Allora, tieni anche presente che questo non è un video sponsorizzato. Cosa significa? Che io non sono pagato da Todd, non ho nessun link di affiliazione. Non me ne frega niente, almeno al giorno d'oggi, di avere link di affiliazione con altri content creators. Sicuramente molto difficilmente sarebbero italiani, a parte una persona, ma non è questo l'argomento di oggi. Quindi questo è semplicemente una cosa che io eventualmente ti consiglio di provare, perché io per me non l'ho ancora provata, devo dire la verità. Però a prescindere, indipendentemente dal fatto che tu la voglia provare, la possa provare, decida di provarla adesso, eccetera, eccetera. L'idea alla base è molto, molto buona, quindi ho deciso di condividerla con te. Fra l'altro, domani ti condividerò un'altra cosa che è assolutamente pazzesca per, secondo me, quello che è il mercato italiano, che come sai, oramai è rimasto 10, 15, 20 anni addietro, dipende dal content creator. Comunque, entriamo nel vivo della situazione. Allora, lui dice all'interno di questa sua mail, io sono iscritto alla sua newsletter, il mese scorso abbiamo rilasciato uno strumento chiamato Competitor Spy. Si tratta di una raccolta di profili reali e attuali dei migliori siti di incontri a cui hanno accesso i membri di, vabbè, il suo programma, te lo puoi andare a vedere se ti interessa, che li aiuta a capire chi sono i loro concorrenti, cosa stanno facendo e come batterli. Io, oddio, questo francamente non so come facciano a farlo, nel senso che come fai a capire quali sono i miei concorrenti, cioè come fa un eventuale software a capire quantomeno chi sta matchando con le ragazze o con ragazze simili a cui matcho io. Questo francamente non l'ho chiesto, ma in realtà diciamo che secondo me capire cosa fanno i top dogs non è che ci voglia, voglio dire, chissà che particolare scienza infusa, no? Quando sei esperto di dinamiche relazionali, mettiamola così, relazionali, intersessuali, eccetera, eccetera. La cosa però interessante arriva ora, quindi stai a vedere. Allora, cosa hanno in comune tutti questi profili top? Hanno tutti quelli che io chiamo una foto di prova sociale. Vabbè, insomma, la social proof, voglio dire, la sappiamo da una vita, però vabbè, lui dice io la chiamo, va bene così. Una foto di prova sociale trasmette implicitamente o esplicitamente il tuo status, penso che voglia dire, e la tua desiderabilità in base a come ti vesti, dove sei, con chi sei, come ti poni e altri fattori che il cervello rileva inconsciamente. Tutto vero. Questo tipo di foto è estremamente difficile da falsificare, e qui arriva il non vero, motivo per cui le donne la considerano un indicatore chiave di autenticità. Ora io, tu vedrai anche dove poi va a parare la mail, tu sai che io non sono un fan del concetto di autenticità e voglio dire, qui mi sembra usato anche un po', francamente, a sproposito, no? Ora vedremo il perché. Però un qualcosa è autentica fin tanto che il compratore la ritiene autentica. Cosa significa in buona sostanza? Che se io ho un negozio di Rolex e ci espongo i Rolex falsi, fin tanto che non mi becca la finanza e li vendo,
insomma, non voglio dire va bene così, perché ovviamente va male, non sto incitando alcun tipo di, come dire, reato, però voglio dire, penso che tu abbia capito la metafora. Alle donne ci vuole meno di un secondo per decidere se vogliono scorrerti addosso, penso che intenda dare il like oppure no. Comunque in realtà, ora questo non è il video in cui parlarne, ma non è che si tratta solo di dare il like o meno sulle dating apps, c'è, se non erro, anche uno studio, ora non è conclusivo, ma che parla del fatto che l'attrazione, cioè si deciderebbe, cioè un'attrazione verso la faccia, per esempio, se non erro, si deciderebbe tra il sì e il no entro 0,13 secondi. Aspetta che te lo dico, vaffanculo. Ok, questo non è esattamente lo studio che stavo cercando, comunque come potrai aver visto ce ne sono diversi, e in buona sostanza dice, questo è, come si chiama, Associazione per la Scienza Psicologica, quindi penso che sia abbastanza autorevole la fonte, no? Quanto ci vuole in buona sostanza per avere una prima impressione della persona che stai vedendo? 60 secondi, 30 secondi, 20, 2, 3... dimenticati di qualsiasi cifra tu abbia mai sentito, non per intimidirti, ma vabbè, non ci interessa. Una serie di esperimenti a Princeton degli psicologi Willis e Todorov rivelano che tutto quello che serve è un decimo di secondo per formarci un'impressione di una persona che non conosciamo dalla loro faccia. Willis e Todorov poi hanno condotto degli esperimenti separati per studiare i giudizi relativi alla apparenza facciale, ognuno focalizzandosi su un tratto differente: attrattività, quanto sei piacevole, competente, degno di fiducia e aggressività. Ai partecipanti venivano mostrate fotografie di facce che non conoscevano per 100 millisecondi, quindi un decimo di secondo, mezzo secondo, un secondo intero, e gli veniva immediatamente chiesto di giudicare le facce per il tratto in questione. Ad esempio, la persona che hai visto è competente, e sono stati ovviamente misurati quelli che sono i tempi di risposta. I partecipanti venivano poi richiesti di dare un giudizio riguardo alla loro sicurezza nel giudizio che avevano espresso. Quindi tutte le correlazioni, ho fatto un piccolo salto, se lo vai a leggere se ti interessa, tra i giudizi fatti dopo un decimo di secondo, un'occhiata a un decimo di secondo, e i giudizi fatti senza un constraint, insomma, che ti venisse dato un cap di tempo, erano alti, ma di tutti questi tratti quanto tu fossi degno di fiducia era quello col più alto, con la più alta correlazione. Assieme all'attrattività, questo in buona, quanto sei degno di fiducia era in buona sostanza il tratto che le persone erano in grado di giudicare nella maniera più veloce. Okay? Quindi in buona sostanza, da quello che ci dicono questi studi, tu, o meglio non tu, una persona in un decimo di secondo decide quanto tu sei attraente o meno. Okay? Ovviamente non questo per dire che l'attrattività è tutto nel decidere un partner, però ci siamo capiti, insomma. Okay? Allora, tornando alla nostra mail di Todd e alla social proof, una foto con social proof, con riprova sociale, è un tipo di foto estremamente difficile da falsificare, motivo per cui le donne le considerano un indicatore chiave di autenticità. Ti ho già detto perché non sono un fan di questo concetto, e fra poco vedremo che in realtà secondo me neanche Todd è così tanto un fan di questo concetto. Comunque, alle donne ci vuole meno di un secondo per decidere se vogliono darti il like oppure no. Il loro cervello è programmato per cercare segnali scorciatoi, in realtà, come ci suggerirebbe o sembrerebbe suggerirci lo studio, non è solo il cervello delle donne, ma il cervello umano, ovvero qualsiasi cosa che indichi che vale la pena di, insomma, di dedicarti del tempo, penso che sia la traduzione corretta. Guarda questa foto, quindi vedi in buona sostanza una DHV con preselezione, ok?
se tu non lo sapessi, preselezione significa che già altre donne ti hanno preselezionato, scelto, o comunque che quantomeno non ti considerano uno stramboide, tanto che queste sembrerebbero, che ne so, essere a casa del tipo e insomma starsi godendo una giornata in piscina con lui. Ok, quindi se una donna vede due donne attraenti accanto a sé e queste donne sono al suo livello o più alte, o sono il tipo di donne che nella mail reale lui dice a cui lei si associerebbe, il suo cervello di lei pensa, oh wow, se piace a loro, deve piacere anche a me. No, non sono convinto che la shortcut, cioè la scorciatoia sia così automatica, però sicuramente c'è un valore nel concetto di preselezione, un valore quantomeno empirico. In quella frazione di secondo lei ti ha già approvato come qualcuno con cui vale la pena fare amicizia o di più. Nel 2024, di più lo aggiungo io ovviamente, nel 2024 le foto di riprova sociale determinano il successo o il fallimento del tuo profilo. No, non sono d'accordo, però possono dare una bella spinta. Siamo ormai oltre l'era dei selfie a torso nudo davanti allo specchio. Le foto di alta qualità da professionisti non sono più sufficienti. No, non sono d'accordo sul selfie a torso nudo, va bene. Le foto ad alta qualità di professionisti possono essere sufficienti. Chiaro che se tu hai una forte riprova sociale è diverso. Infatti, se si controlla Competitor Spy, molte delle foto più belle sembrano semplici scatti fatti con l'iPhone. In un'epoca in cui... Beh, l'iPhone non significa nulla, nel senso, cioè io posso dare un iPhone in mano a un professionista e fa delle foto della Madonna. Le stesse mie foto in realtà sono fatte con l'iPhone, per esempio, perché erano fatte alcune in, per esempio, dei locali pubblici, comunque che suggerivano un determinato tipo di status, e quindi non è che, voglio dire, siamo entrati lì col treppiedi e tutto quanto. Comunque, non importa, sto divagando. In un'epoca in cui quasi tutto può essere falsificato, le donne sono alla ricerca di indizi di autenticità. Aggiungo io, nel senso che, vabbè, ho già fatto una serie sul truffatore di Tinder, quindi non penso che ci sia bisogno di andare oltre. Le donne sono in cerca di indicatori di status. Se poi lo status è vero, tanto meglio, ma diciamo che è meglio un indicatore di sì, un indicatore, un truffatore di Tinder contraffatto, che non, voglio dire, il suo fratello gemello che lavora da Poste Italiane e c'ha una bellissima foto con, insomma, la giubbetta di Poste Italiane, con tutto il rispetto per chi lavora per Poste Italiane, ovviamente, o per chi faccia qualsiasi altro lavoro, insomma, più utile che essere il tycoon dei diamanti. In ogni caso, invece di restare fuori a congelare mentre cerchi donne da approcciare, inizia a prepararti fin da ora, preparando il tuo profilo per gli incontri online. Non essere il tipo di persona che si lancia sulle app di incontri troppo tardi, per poi rendersi conto che il suo profilo ha bisogno di essere rivisto seriamente. Todd B. Ecco, una piccola precisazione. Ora rimani incollato perché ti dico una cosa molto importante su quella foto nello specifico che abbiamo analizzato, quella con le due ragazze. So che sto parlando molto di Todd in questi giorni. Parleremo in futuro di tantissimi content creators, in buona sostanza, quindi è casuale in realtà il fatto che in questi giorni è capitato Todd. È casuale il fatto che sia capitato perché YouTube mi ha suggerito il suo video sui shit test, ed è casuale il fatto che mi sia arrivata questa mail, ma ci sono tanti tanti content creators di cui ho in mente di parlare, quindi vabbè, stay tuned, come dicono gli americani, cioè rimani all'ascolto, che è una traduzione scorretta, ma vabbè, mi sembra la migliore in italiano. PS, sono aperte, vabbè, se vuoi dacci un'occhiata. Vabbè, qui sì, insomma, questa prima parte non ci interessa. Se a te interessa il corso, dacci un'occhiata. Qui arriva la parte interessante. Ah, è la foto di prova sociale qui sopra, è stato creato con l'intelligenza artificiale. Sì, ti offriamo una copertura completa e la nostra tecnologia continua a migliorare sempre di più. Esempi di seguito. Le porte chiuderanno il 3 ottobre a mezzanotte. Clicca qui per saperne di più. Quindi sembrerebbe, se non ho capito male, che anche queste foto sono state create in intelligenza artificiale. Quindi, voglio dire,
sono direi assolutamente iperrealistiche. Ora, fammi ripetere una cosa, io non ho nessun link di affiliazione, però li ho contattati per curiosità e in buona sostanza, se non erro, per stare con loro hai un ti chiedono $257 mese, in cui in buona sostanza ti fanno queste foto fatte in intelligenza artificiale. Io per il momento non ho intenzione di fare l'enrollment, cioè di iscrivermi, però questo secondo me è veramente un bel servizio, no? Se effettivamente loro possono arrivare a una realisticità di questo tipo. Perché ti dico questo? Allora, qui devo fare ovviamente un disclaimer molto importante. Il disclaimer molto importante è: usa, se tu vuoi affidarti a un servizio del genere o a servizi similari, qualora li trovassi, fallo in modo etico, no? Cioè, nel senso, se tu vivi nello scantinato di tua madre, lascia perdere, oltre al fatto che comunque ti servono $257 a parte mese per, o quantomeno, boh, cioè, per un paio di mesi, per qualche mese, per fare le prime foto di Tinder, però idealmente uno lo vorrebbe anche per Instagram, no? Un qualcosa del genere. E, però sto divagando, penso che tutti questi ragionamenti li possa fare tu stesso. Quello che sto cercando di dire invece è un'altra cosa, cerca di usare questo servizio comunque o servizi similari in modo etico. Cosa significa? Allora, questa foto, per esempio, è insospettabile che sia fatta con l'intelligenza artificiale, no? E queste anche, vabbè, questa in realtà chi se ne frega, cioè è una foto che potresti fare anche tu. Questa anche. Ora, perché ti sto dicendo usalo con etica? Perché ovviamente, quindi a questo punto tu puoi fakeare il fatto di essere stato sulla barca, il fatto di essere stato con le ragazze, eccetera, eccetera. Allora, prima di tutto, ragazzi, una cosa, cioè, questa è proprio una cosa a cui dovrebbe arrivare anche un bambino. Fakeare, si può fakeare fino a un certo punto, no? Cioè, tu per esempio puoi essere, nel senso, uno che guadagna 1.000 euro e averci tutte le amiche di questo mondo. La barca è un tipo di cosa diversa, no? Cioè, prevede che tu abbia tutto un lifestyle di corredo che è ovviamente molto differente. Quindi anche se tu volessi fakeare, non tutte le persone possono fakeare le stesse cose, no? Non che io te lo stia suggerendo, disclaimer enorme. Enorme. Ciò nonostante, il discorso è questo. Perché secondo me questo è un servizio molto molto interessante? Beh, per un motivo semplice. Diciamo che tu sei veramente stato sulla barca e hai veramente la piscina in cui hai invitato due ragazze come queste, similari insomma, no? Ora, cioè, chiunque ragazzi ha un certo lifestyle avrà notato benissimo che, a meno che voi non siete Michael Sartain, e quindi lì è tutto un circolo, no? Lui ha bisogno delle foto e dei video per far marketing ai propri clienti. Le ragazze hanno bisogno delle foto per i propri Instagram. E quindi si crea un connubio di persone, in buona sostanza, che hanno un intento comune, no? E a quel punto va bene così, no? Nel senso che ci sta di farsi le foto, i cazzi, i mazzi, eccetera, eccetera. Per le persone invece più che hanno una vita normale, in realtà, voi vi sarete accorti subito, uno, che il fotografo costa e quindi ha un limite piuttosto, diciamo, importante, no? Nel senso che, cioè, voglio dire, il fotografo costa più del loro servizio, in buona sostanza, no? E per di più, comunque, cioè, se voi siete in delle situazioni mondane, che possono essere questa, che siete magari sulla barca con gli amici, eccetera, eccetera, voi non ci avete voglia di, voglio dire, rompervi le palle a fare le foto per, come si chiama, per Tinder e Instagram, anche se poi magari le fate, no? Lo stesso magari le persone con voi, non è che il fotografo si può portare da tutte le parti, ammesso che non siete un Dal Bilzerian della situazione. Quindi in realtà, cioè, secondo me, cioè, si rientra in una situazione in cui, tra virgolette, fakeare ha un compasso etico accettabile, no? Quindi voi comunque un uomo diverso lo dovete diventare, questo è poco ma sicuro. Però, come dire, se lo diventate, io ritengo che una foto del genere, no? Per esempio, cioè voi avete la piscina e invitate due amiche, piuttosto che rompere il cazzo di continuare amiche, ah, facciamo la foto, ah, la foto non è venuta bene, ah, aspetta, ne dobbiamo fare un'altra, che è una cosa anche poco piacevole in realtà. Per di più vi serve un'altra persona, l'altra persona c'è, cioè ci sono tutta una serie di complicazioni che poi nel mondo pratico
ammesso che tu veramente non affitti delle modelle come qualcuno sicuramente avrà fatto in questa industria, ma anche non solo, fra gli studenti, fra i non studenti, a cose di questo tipo qua, ragazzi, ci arriva anche gente che non necessariamente, voglio dire, ha studiato pick up, no? Però il concetto di fondo che sto cercando di passarti è che se tu queste foto le devi fare, passami il termine, reali, va incontro a tutta una serie di rotture di coglioni inenarrabili che o le fai o le fai, no? Mentre questo è un avanzamento tecnologico veramente, veramente interessante. Quindi l'ho visto, mi sono permesso di suggerirtelo e tra l'altro domani ti suggerirò veramente un'altra figata che diventerà, secondo me, in futuro un game changer. Cioè, ragazzi, la seduzione oramai è cambiata, il modo in cui la facevamo una volta è francamente da sfigati. L'approcciare per ore, e nonostante vada imparato, e ne parleremo meglio nel video di domani, va sicuramente imparato, però secondo me sta diventando sempre più la situazione in cui è impara l'arte e metti da parte, soprattutto ragazzi, nel senso, se voi non volete tantissima quantità ma magari volete più qualità, no? E quindi per avere più qualità dovete diventare un uomo in buona sostanza di alto valore, però ci sono tutta una serie di cose, se questo accade, che potete fare e che vi permettono di, come dire, massimizzare quello che è il vostro tempo, che è una cosa che non potete riavere indietro e che francamente, cioè, se voi veramente volete puntare a diventare più di alto valore possibile, più alfa possibile, qualsiasi cosa alfa voglia dire, più di uno status elevato possibile, il tempo lo dovete necessariamente dedicare a qualcos'altro che non sia, cioè, andare a fica, o metti anche, cioè, per dire, questa foto qua, no? Ora, se tu per esempio dai un party in piscina a casa tua, è un discorso, ma immagina se tu un tempo avessi voluto fare questa foto, cioè, che rottura di coglioni, no? Nel senso che dovevi invitare le tipe, dovevi fare la foto, c'avevi bisogno del tuo amico che faceva la foto, dovevi farne diverse, eccetera eccetera, e tutto questo tempo, quello che io sto cercando di dire, che potevi chiudere i battenti del tuo festino privato un'ora prima e dedicarti a lavorare. Quindi, secondo me, l'uomo deve dedicare più tempo al lavoro e meno tempo alla fita. Quindi, se... Aspetta, come facciamo il tempo, ripeto. Quindi, se dei tool tecnologici arrivano a aiutarci in questo senso, francamente, si benvenga. Ripeto, il mio consiglio, proprio a livello di compasso morale, è che tu comunque... l'abbia fatto, no? L'abbia fatto veramente il festino. Però una volta che l'hai fatto, cioè un tool del genere, poi non è un tool, perché io gli ho scritto, loro hanno, mi diceva che insomma c'è un team di persone che lavora dietro utilizzando più software, no? Però c'è comunque un servizio del genere, è un servizio veramente, veramente interessante, quindi ti mostra come pian piano questa cosa si sta evolvendo e, per il meglio, secondo me. Ripeto, io non ho nessun link di affiliazione, se vuoi considera tu, non ti posso neanche suggerire il programma in sé, quindi questo non è un endorsement, devo dirlo in maniera molto chiara, non è un endorsement perché non ho provato e quindi non so se poi effettivamente deliverano nella stessa qualità che vediamo qui, magari queste foto sono, come dire, pescate col lanternino, quindi se tu decidi di provare una cosa del genere lo fai ovviamente a tuo rischio e pericolo, però mi è sembrato interessante di segnalartela, perché se effettivamente la qualità foto è una cosa tipo questa foto qua o tipo questa foto qua, voglio dire, direi che i risultati parlano abbastanza di per sé, francamente.